La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andesian CGT. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto. I Kipros Kondassas. Singapore Guangbo Dientai. Jishan Guangbo Wang. Venzimo dello schiaccio. Un chute seco do Reinaldo quando a bola venceu. O goleiro ainda tocou por ela de mão direita. E depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Mongusta. O Tita reclamou. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare ricordo che gratuitamente in redazione è disponibile il testo della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano, il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle, a cui si aggiunge la lista di corrispondenza per fare amicizia con tutti gli ascoltatori della AVR. Potrete richiedere tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. Amici ascoltatori, apriamo la nostra trasmissione collegandoci telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea Riccardo Storti. Pronto, mi senti? Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli amici dell'Adventist World Radio di Radio Magazine. Un Riccardo Storti a cui diamo il titolo subito di dottore, no? Perché nel frattempo ti sei laureato in lettere e filosofia, se non erro. Sì, 4 anni fa ormai, eh. Ecco, allora un dottore provato, no? Abbastanza. Senti, che vogliamo dire riguardo alla tua passione per il radioascolto? Mi sembra che adesso ti stai interessando moltissimo di satelliti, oltre che naturalmente all'attività del gruppo del radioascolto della Liguria, no? Sì, diciamo che la mia attività prioritaria, proprio legata comunque al radioascolto, è questa, quella che hai annunciato a te. Io direi, più che la mia attività, la nostra attività, mi piace parlare al plurale, perché giustamente il gruppo Radioascolto Liguria, nella sua entità cartacea, se così si può dire, di Radio News, era presentata prevalentemente dal mio carissimo amico Luca Bottofiore e dal sottoscritto, poi una rete di collaboratori. Giustamente mi parlavi del satellite. Certo, noi da circa un anno e mezzo abbiamo aperto le nostre colonne proprio l'attività di ricezione via satellite, soprattutto Astra Hotbird in analogico, in quanto appunto io, possedendo il ricevitore, sono passato a questo tipo di ascolto e di visione di canali da tutto il mondo, o meglio dall'Europa. Ecco, a questo proposito ci sono delle novità? Ma qualche novità, sì, qualche piccola novità, diciamo che gli aficionados probabilmente del satellite, della parabolica, ne saranno forse già al corrente, però una su tutti è sicuramente la privata ungherese su Hotbird 10.808 GHz, polarizzazione orizzontale, che è Duna TV, che è molto interessante perché è una rete privata appunto ungherese che anche in serata fanno dei concerti di musica rock, jazz. Ieri sera mi è capitato di vedere Miles Davis, per esempio, quindi è un canale abbastanza succulento e interessante. Poi per quello che riguarda invece le basse frequenze, la frequenza audio del satellite, io posso segnalare intanto l'arrivo delle spagnole sul canale 24 ore, sempre su Hotbird 2, 11.785, qui segnalo oltre a Radio 1, a Radio 5, a Radio 3, soprattutto Radio Classica, che forse è quella più interessante di tutti per gli amanti della musica classica. Ecco, queste emittenti spagnole sul satellite sono una novità relativamente recente, visto che prima ci si limitava solo all'ascolto delle onde medie, quindi adesso arriva tutto forte e chiaro. E se permetti vorrei darne subito una prova ai nostri ascoltatori, facendo partire subito una registrazione che riguarda al fatto che in questo periodo gli spagnoli si avviano a celebrare i 100 anni della nascita di Federico García Lorca, che ricorrono proprio l'anno prossimo. E la televisione spagnola ha presentato un documentario su Federico García Lorca, niente di meno che qui in Italia, al Premio Italia. Se sei d'accordo faccio subito partire la registrazione della Radio Nacional de España sul satellite Hotbird. Certamente, vai. ¿Quién nos
sabe que García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en un pueblecito de Granada llamado Fuente Vaqueros, en su casa natal, perdida en sus recuerdos, en la Casa Museo dedicada a su memoria. Apareció así un ángel, un duende, un mago de la palabra que entre inocente y procaz supo recoger la fuerza de la tradición y la cultura urbana sofisticada de su tiempo. Voces de muerte sonar, cerca de Guadalquivir, voces antiguas que cerca, voz de clave varón y la clavó sobre sus botas, mordisco de cabalí, en la lucha va avanzando, a la hora no debe el fin. Baño con sangre mía, su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales, y tuvo que sucumbir. Cuando el macho despliegue su capa, si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra, no te pongas un velo de luto, sino dulce camisa de holanda. No te pongas un velo de luto, sino dulce camisa de holanda. Amici ascoltatori, vi ricordo che stiamo parlando al telefono con Riccardo Storti da Genova. La registrazione che abbiamo appena ascoltato riguardava un programma documentaristico della televisione spagnola dedicata ai 100 anni di Federico García Lorca. Ecco, questo del satellite è anche una buona occasione per ascoltare tanta cultura, no? Dalle radio europee, Riccardo. Ovviamente, ce n'è proprio per tutti i gusti. Io penso anche a Radio France Culture, una su tutte, proprio molto puntuale da questo punto di vista su un paese che ha proprio il mito della cultura, solo pensare a Parigi, ma poi potrei anche citarne altre, tutte le tedesche, tutte le radio regionali tedesche hanno ampi spazi dedicati alla cultura, penso alla Mitteldeutscher Rundfunk, penso alla Südwestfunk e potrei andare avanti a Deutschlandfunk e Deutschland Radio, con molto spazio dedicato anche alla musica classica. Ecco, te che ti interessi tantissimo di cultura, che mi pare di recente stai collaborando anche a una rivista di letteratura, se non erro, no? Più che altro di teatro, Ariel. Ecco, sì, una rivista abbastanza affermata, questa disponibile nelle librerie. Hai notato che di recente il World Radio and TV Handbook dedica anche una pagina, no? Dedicata ai programmi culturali trasmessi dalle varie emittenti internazionali, no? Sì, sì, questo l'ho notato e se vuoi, anzi, la cosa ci fa molto piacere, perché noi su questo tasto, anche come gruppo Radioascolto Liguria e Radio News in primis, ha sempre cercato di portare comunque, non dico un messaggio culturale, per amor di Dio, non abbiamo la pretesa, però di fare un punto della situazione sulla radio intesa anche come momento in cui si fa cultura. Noi abbiamo parlato, per dire, del teatro per radio curato da Ronconi, che sta andando avanti benissimo su Radio 2, per fare un esempio, e spesso e volentieri noi abbiamo sempre pensato anche a questo radioascolto come un momento in cui le culture debbono confrontarsi, e noi ci battiamo per questo da 10 anni, perché quest'anno sono proprio 10 anni che il gruppo Radioascolto Liguria esiste. Il satellite è ovvio che è un incentivo in più per ampliare i nostri orizzonti. E proprio rifacendoci a queste tue ultime parole, io farei partire la seconda registrazione di oggi, che riguarda Antenna Deutsch, un'emittente della radiodiffusione portoghese dedicata alla musica classica e ai programmi culturali. Proprio la mattina vanno in onda appunto dei programmi dedicati alla cultura e alla rassegna stampa. Antenna Deutsch, la radio classica. Decorrer na Europa durante este ano. O Jornal de Notícias fala no programa de hoje do FITEI. Há dois espetáculos que é importante reter. Primeiro, o espetáculo da companhia brasileira Sarastro, Romance de Dois Soldados de Herodes, e o regresso do maior sucesso da Seiva Trupe, Um Cálice do Porto. Esta noite, o Coliseu de Lisboa vai homenagear Alfredo Marceneiro. O Diário de Notícias dá então destaque à Grande Noite do Fado, espetáculo realizado pela Casa de Imprensa e que vai ter a participação de 30 concorrentes.
dizem hoje os jornais nas suas páginas de cultura, uma edição de Helena Mineiro. E questa che abbiamo ascoltato era una registrazione di Antena Deutsche, l'emittente culturale della radiodiffusione portoghese. Tu che fai? L'ascolti spesso questa emittente, Riccardo? Ma abbastanza spesso. Però voglio menzionare anche un'altra radio che non ha a che fare con la musica classica ma con la musica rock, che è molto interessante, che è European Classic Radio, che trasmette appunto da Londra nella sottoportante di Challenge TV, sempre su Astra, e niente, è interessante perché ha un club e noi come gruppo Radioascolto Liguria facciamo parte anche del club di European Classic Radio, una cosa che ci onora tantissimo. Ecco, prima di chiudere vogliamo dire qualcosa in più riguardo il gruppo Radioascolto Liguria? Sì, allora noi abbiamo il nostro bollettino mensile Radio News, che insomma tratta un po' di tutti gli aspetti del radioascolto, satellite, però ma anche molte notizie dal mondo delle onde corte, i tips mensili. Comunque, per qualsiasi informazione, per qualsiasi curiosità, io invito tutti gli ascoltatori a scriverci, includendo ovviamente una franco risposta da 800 lire, al nostro indirizzo, che è Gruppo Radioascolto Liguria, presso Riccardo Storti, via Mattei 25-1, 16-010, Manesseno, Santolcese, Genova. Bene, io a questo punto passerei all'ultima registrazione di oggi, che riguarda la Christian Channel sul satellite Astra. Che te ne pare? Ah beh, certo, non c'è problema, a me piace la cosa. For 10 years she had spondylitis. She also had arthritis and osteoporosis. Keep talking. She's not been able to do anything for 10 years. Not her housework, move it. Sometimes those guys need the anointing, you see? She says she feels young again. You feel young again? Yes. Move your neck now. Come on. Up and down. See, that's the kind of saints that God wants you to become. God, whatever your situation is, whatever enemy is around you, when you understand that you already have authority, you already have power, you're already the head, he prepares a table before you in the presence of your enemy. He doesn't move your enemy. He lets your enemy see you be blessed as long as you are focusing on him and not your enemy. If you focus on your enemy, you are going to miss your blessing, because every day you get up, he's already prepared. This is the Christian Channel. Next on the Christian Channel, Good Morning Europe. E questa era l'emittente Christian Channel sul satellite Astra. Un nuovo fenomeno questo delle emittenti religiose, no? Sì, è un fenomeno molto interessante che secondo me va sempre comunque guardato in quell'approccio, se vogliamo, tra virgolette ecumenico, che cerca anche di creare una sorta di pluralismo all'interno proprio dell'emittenza, perché appunto tu mi porti l'esempio delle stazioni religiose, però ti posso anche portare l'esempio, non so, della qualità multirazziale, se vogliamo, del satellite stesso. Gli appassionati di world music hanno di che ascoltare, spaziando, che so, dalla radio irlandese a quella turca, passando attraverso, che so, alla Sunrise Radio di Londra, che è la radio della comunità indiana. E questo dimostra che ci avviciniamo sempre di più verso una società multietnica e multirazziale. Bene, ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione e ti saluto, ciao! Grazie, e anzi io ringrazio voi per averci dato possibilità di parlare. Grazie e ciao. Un grazie a Riccardo Storti da Genova. Siamo al termine, ricordo il nostro indirizzo: AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Email awritaly@mbox.queen.it. Il sito web è avr.org. Ciao a tutti da Dario Villani. La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.